Allora, vedi un po'. Un po' di spunti. Pardon, ragazzi, un attimino. Allora, prima una curiosità. Poi riparlo un attimo. Cioè, praticamente il video più o meno è, ma nemmeno so che titolo metto perché dipende, perché dirò qua cose magari staccate tra loro. Sul discorso del destino, perché uno mi ha scritto, non mi ricordo chi, uno mi ha detto: ma come fai quando hai i video del destino che hai scritto, come fai a dire con certezza che è così? Allora, chiariamo una cosa. Io cito, se, ovviamente, come tutti, magari Jung, quell'altro, cito, ma non per questo discorso, per molti discorsi. Ma io sto a vedere sta gente che tratta esoterismo, alcuni che stimo molto. Esoterismo è un termine che racchiude per dire queste argomentazioni. E io vedo che trattano le argomenti, quello no perché Krishnamurti, quell'altro, Crowley, tutto, ma io sto facendo un discorso di osservazione personale mia e li sviluppo insieme a voi. Quindi non sto dicendo: ma sapete perché Dzhulkaev diceva quello, non mi interessa questi discorsi, li cito ovviamente ogni tanto, ma non è quello, per gli altri si fanno video basati su questi, bisogna sperimentarle e poi portarle e si discutono insieme, oppure si trasmette l'esperienza e poi ognuno se la vede, come dico sempre, col livello di coscienza e conoscenza. Un aneddoto. Tutti quanti che si lamentano dei propri problemi. C'è un detto ebraico, non so se lo sapete, che praticamente successe una cosa, tutti a lamentarsi dei propri problemi, allora uno disse: va bene, allora facciamo una cosa. Scrivete un fogliettino quali sono le vostre problemi, le prime, proprio quelle che proprio vi vorreste togliere, che non vorreste avere. E lo scrivete su un bigliettino, andiamo in piazza, una piazza immane, e tutti lo buttate al centro di sta piazza. Alla fine una montagna di sti bigliettini con tutti, ognuno quello. Ok. A un certo punto adesso mischiate tutto, e ognuno si va a prendere il foglietto di quello che gli capita. E alla sua, teoricamente, diciamo, filosoficamente, e ognuno della sua grossa problematica che aveva, la lascia e gli non la ha più, si fa per dire, e gli viene quella che pesca. Quando cominciano a fare così, sapete che succede? Che tutti quanti stanno in mezzo alla montagna a cercare di ritrovare il suo bigliettino, la sua problematica. Quindi non vi lamentate perché la gente sta messa peggio di voi. Ok, battuta, che poi non è una battuta, è una cosa veramente. Il discorso del destino che ho trattato molto, ho fatto pure di parlare come funziona, ti arriva l'ate, quindi noi non abbiamo libero arbitrio, non abbiamo niente, o meglio è illusorio, l'ho detto non si sa quante volte. Però un aneddoto, mi sono ricordato che tempo fa, un giorno, suonò il telefono, ma io non rispondo quasi mai perché tanto non, poi di casa c'era pochissima gente e so sempre sti cacacavoli, cose di qua, di là, che proprio non li voglio sentire per niente, sti discorsi, cioè tipo quello vuoi cambiare la luce o quell'altro, oppure quello che... Allora, tra parentesi vedo il numero che non appare, c'era solo chiamata, e a maggior ragione mi giro e me ne vado, convinto. A un certo punto, non lo capisco subito, ecco cos'è, ma dopo che ho abbassato il telefono, pensando un attimino, ma roba di 5 minuti dopo che era successo, l'ho capito. E se lo capisci lì nel momento, e lì sta tutto. E invece l'ho capito subito dopo, però vabbè, questo è per analizzare un attimo. Che è successo? Mentre me ne andavo, mi sono sentito dal nulla, dal buio più totale della mia mente, come una frecciata che mi ha preso qua, è come un flash dal nulla, boom, che mi dice: ma aspetta un attimo, ma fa che... Mo' io non voglio entrare nei particolari, perché sono cose personali, però
Tanto è l'esempio che conta, potrebbe essere vero, potrebbe essere, no, non conta questo. Ho detto, ma fa che magari sta una cosa che stavo pensando, che non potevo non rispondere perché mi avrebbe creato problemi. E mi sono fatto pure il film qua di là. A quel punto ho detto, ma io mo, mi sono fatto tutto il ragionamento, ma io mo dopo devo andare a giustificare che non stavo a casa, chissà dove stavo, invece io sto a casa perché non ho risposto. Allora ho risposto. Rispondo, in un certo senso, diciamo così, molto tra virgolette, cambia tutto il percorso, non dico la mia vita, ma cambia pure il percorso. Quindi io a quella telefonata avrei dovuto rispondere. E hai voglia a farti discorsi, no? Perché ti arrivano queste cose di colpo, a cui non puoi sottrarti. Perché tanto se non ti arriva quello, poi ti arriva uno, tanto perché quello sapeva che ti bastava, perché si provano sempre con la scaletta dal più basso, sapendo per non stare sempre a ripetere, poi a fartene un'altra, perché tanto lo sa. E quindi noi non possiamo, quindi intanto è prescritto dove ti deve portare, e poi non ti puoi sottrarre. Non ti puoi sottrarre perché mentre tu cammini devi rigirare e tu puoi andare pure decidere di andare contro il destino di qua e di là. No, non rigiro, non ci torno a casa. Arriva là, un flash, non te lo ricordi che hai lasciato il gas acceso? Fosse anche, e non è così perché non è che è impossibile, è difficilissimo perché noi adesso analizziamo una cosa, ma se tu, H24 secondo dopo secondo, non ce la fai a star lì dietro perché non puoi sapere, come fai a sapere? Perché sono cose che arrivano, vere, arrivate da dove, anche se sai da dove arrivano, anche se non lo sai, non ti puoi tirare indietro se ti viene il dubbio che hai lasciato il gas a casa. Mo, o sai che è nate, o non lo sai, rigiri. Quindi fosse anche, e non lo puoi sapere al momento, però analizzando dopo sì. Quindi perciò si arrivano a certe conclusioni, non perché l'ha detto Gesù Cristo, perché l'ha detto il filosofo quello, perché l'ha detto Jung, perché l'ha detto. No, no, così si arrivano i discorsi. Poi quelle sono magari una persona che stimi, che sai che dice verità di qua e di là, sono conferme. Ma se non le ave, se non ce l'hai quelle conferme, non ha importanza. Se ce l'hai vale ancora di più, ma non da lì che si prendono le verità. Quindi, perdono un attimo, scusate, ho puntato una cosa, no, questo non c'entra niente. Allora, perdono, quindi continuo a dire sempre più o meno le stesse cose, no? Non puoi fare niente, non possiamo fare niente. Perché ti arrivano queste cose che non le puoi evitare. Non ci ripeto, non ci arrivi mai, perché ci puoi arrivare mentre un pensiero, ma fa che questo, ma dopo, siccome sono un filo continuo H24 della vita normale, quindi si mischiano pure con le cose che magari non sono ate, tra virgolette, sembra, però per dirti, no? Per la tua logica. Dici, vabbè, mo questo sta per cadere, lo raccolgo. Quindi non puoi stare a pensare a ogni cosa, no, questo mo me lo vuole far raccogliere, allora io non lo raccolgo, così va, non lo può, non può essere, proprio non può essere. E quindi rimane solo da analizzarlo dopo. Se è fresco è ancora meglio, dopo 5 minuti, come ho detto, una frecciata è lì, io lo analizzo, perché a parte era fresca, l'ho vista, l'ho vissuta, l'ho sentita, non conscia, ma subito dopo. Appena sono passato, subito ho avuto tutto il disegno preciso. E quella l'ho vissuta proprio conscia, relativamente conscia, e ho visto come dal buio più totale, dal niente, è arrivato. Cioè stavo andando via mentre continuava a suonare il telefono, mi sono sentita una frecciata, come noi diremmo un lampo di genio o un'idea, un qualunque che è, che io non avevo minimamente pensato. Io non lo avevo minimamente pensato. Me l'hanno tirata con una frecciata. Quindi ovviamente se ne deduce che tu puoi fare, dire quello che ti pare. Noi siamo in balia di questo.
siamo in balia di questo perché, ripeto, non voglio ripetere, Fossanghe lo sai, non puoi sottrarti, non puoi sottrarti. Quindi qualcosa, ora lasciamo perdere chi non vuole sapere chi è quello di, perché quello poi ti va a influenzare, siccome su ipotesi è meglio che non si fanno per niente questi discorsi. Come quelli che dice noi siamo tutti uno, Dio, poi si fa i pezzi, arriva, poi quando moriamo ritorniamo alla coscienza di Dio. Chi lo dice? Dove sta scritto? Ma l'ha detto quello ritorna, ma le certezze ci sono? No. E allora se non ci sono certezze, questa cosa poi ti va a influenzare le cose che veramente devi fare come uomo evoluto in questo caso, perché tanto quell'altro fa o non fa, non go. Ti va a influenzare perché dici, vabbè, faccio un esempio assurdo, vabbè, tanto dopo torniamo coscienza, che me ne frega, faccio così. Cioè, e invece non lo puoi nemmeno fare quei discorsi, di andare a vedere chi è Dio, perché non possiamo essere la coscienza di Dio. Quindi lasciate perdere Dio. Quando muori, dove vai? No, ma vai lì, qua. Ma può essere tutto, può essere che noi siamo in un contesto in cui prima di incarnarti vivi chissà che cosa, appena rimuori ritorni lì. E il concetto di Dio ancora sopra, nemmeno ce l'hai nemmeno lì. Un'ipotesi, ma se io la prendo come possibile, fosse anche inconsciamente, mi va a influenzare tutta la mia vita. Perché se uno gli dice che se fai il bravo vai in paradiso, se muori vai all'inferno, e quello se lo fissa, fosse anche inconsciamente e manco ci crede, e poi la sua vita avrà proprio come base quello, perché crederà che se fa quello, tutto gli inciampa tutto il cervello. Perciò quei discorsi non si devono fare nemmeno per scherzo, nemmeno per dire vabbè così, perché poi ti riprogramma l'inconscio inconsciamente. Quando parliamo di inconscio parliamo di qualcosa che già sa tutto come muoversi. Il problema è andarsi a connettere e capirlo. Perdono un attimo. Un'altra curiosità. Io faccio sempre respiri da solo perché ci devi arrivare da solo le cose, non le devi leggere. E se le leggi è meglio, ma dopo che le hai capite e le hai sancite. A quel punto dici, appunto, ma nemmeno ti serve. Ma se ce l'hai ancora un di più. Faccio sempre respiri, che io per esempio devo fare così, no? Mi si deve aprire tutto. Lo faccio sempre, spessissimo, anche perché io riesco a gestire la vita in un modo non dipendente da altri. E quindi non è che dici, vabbè, vado in palestra, faccio palestra, oppure faccio meditazione, faccio i respiri, e poi la vita. No, lo dovete cercare di fare sempre questo, tutte le volte che ve lo ricordate, non è che uno sta sempre a fare QCH 24. Perché? Perché i nostri pensieri, a prescindere adesso dal discorso destino, cosa che quello è un altro comparto strano, poi lo analizziamo e andiamo a connettere, i nostri pensieri sono direttamente proporzionali al nostro respiro. Se io ho un respiro corto, affannato, brutto, i miei pensieri saranno corti, affannati, brutti. È così. Poi tutto mo' che qualcuno, no, ma no, perché il respiro c'è tutta una cultura del discorso del respiro, specialmente il discorso orientale. Vabbè, ma questo non è un altro discorso, ma è, diciamo, un altro paragrafo di questa cosa. Dunque, vi dicevo, il video è un po' così, buttato così. Perdono. Dovevo dire. Ok, perdono. Ok, ci sono così. Preparare, ma guardate come sto me, le pile di appunti che non si vanno a ridere.
Allora, guardate, questo ve lo leggo direttamente. C'è chi dice che le nostre decisioni sono prese prima dal nostro inconscio, dove sono annidate le matrici che sviluppano il nostro destino. Per capirlo bisogna connettersi ad esso, lo si può fare solo un linguaggio archetipo, e ve l'ho detto nell'ultimo, penultimo video. Siccome l'inconscio decide prima del conscio, allora io posso, ripeto, tramite segni, altri magari tramite la divinazione, dipende, no? Ma che poi sono anche essi segni. Però quelli che arrivano, di quelli, i segni che parlo io sono diretti, arrivano, invece la divinazione la vai a cercare. E quindi c'è una grossa differenza da un punto di vista di iter come ci arrivi. Scusate. Quando si dice il buio e la luce sono una cosa sola, non è vero. Il buio è un'esistenza a sé, come la luce è un'esistenza a sé. Difatti, nella Genesi, a me non mi piace citare la Bibbia, i testi, le cose, perché ve l'ho detto mille volte, però come spunti potrebbe andare bene. Dio dice che era buio e poi fece la luce. Quindi il buio può avere un'esistenza a sé, secondo le scritture. Ok, ragazzi, il video era per dire. Ah, no, no, mi sono scordato due cose che mi ero appuntato, che magari non c'entrano niente. Allora, una è questa. Allora, la reincarnazione è la creazione di vari campi magnetici negli ambienti in cui la persona ha vissuto, campi magnetici che per la loro stessa natura si uniscono tra di essi nel mondo della quarta dimensione, creando un'invincibile rete di cause che lega l'uomo alla sua nuova manifestazione fisica ed oggettiva. I suoi agenti che guidano questa cosa allontanano la morsa dall'uomo quando il suo spirito si libera dai lacci della carne, ma pronti e puntuali si presentano a lui mentre sta per incarnarsi nuovamente, dopo avergli preparato le linee generali della nuova vita. Passiamo a tutt'altro riguardo. E qui parliamo pure di. Vabbè. Riguardo la Dea. Se tu la segui, non puoi deviare. Se tu la preghi, non puoi disperare. Se tu pensi a lei, non puoi sbagliare. Se ella ti sorregge, non cadi. Se ella ti protegge, non hai da temere. Se ella ti guida, non ti stanchi. Se ella ti propizia, giungerai alla meta. E adesso passa una curiosità che molti sanno, ma molti magari no. Da dove nasce Atena? Da tempo Zeus aveva soggiogato la titanessa Meti ed attendeva una figlia da lei. Evidentemente però la progenie divina continuava a vivere, e quando giunse il momento in cui la titanessa avrebbe partorito, il dio, afflitto da un'insopportabile emicrania, un cluster, si recò, indovinate un po', in Libia e sulle rive del lago Tritonio, ed ordinò al fiero Efesto d'assestargli un bel colpo d'ascia sulla testa. Naturalmente, l'altro obbedì, e quale non fu la sua meraviglia nel vedere che dalla ferita balzava una giovane in armi, che lanciava da sola un grido di 100 guerrieri. La strana creatura si chiamava Atena, aveva gli occhi chiari e fin dal primo giorno si affiancò volenterosa al padre per il governo del mondo. Ok, okay. Okay. Okay.
vi ho detto un video tutto mischiato così, giusto per dirvi, vi faccio vedere stavolta più magliette. Allora, questo l'ha preso a Curaçao per i 500 anni della scoperta di Curaçao, con cui è scritto la storia, leggete, ok, nuova, l'ho messa una volta. Qui pure a Curaçao, mi piace perché il dive club sembra il coso dei pirati, il dive club di Curaçao. Questa l'ha presa in Russia tanto quando cadde l'Unione Sovietica. E qua dietro, the party is over. E questo è un po' casereccio. Ultra, Giulianova, Giuliesi ovunque, Italian Tour, Nocera Inferiore, Palermo, Ascoli Piceno, Fermo, Avellino, Roma. E voilà. Ok ragazzi, video giusto per tenere il filo. Ci si vede nell'altra vita, si vede nell'altra vita.